ringraziamo tutti i presenti per questo incontro e di essere sempre qua vicini alle iniziative del bandolo. Esattamente 13 anni fa, il 27 febbraio del 2009, il bandolo ha iniziato la sua attività con un'iniziativa sul testamento biologico, chi decide la tua vita. Era presente Don Andrea Gallo. Dopo 13 anni il bandolo cerca di affrontare una tematica scomoda come quella del fine vita. Per affrontare questa tematica abbiamo chiesto il supporto di due esperti, il professore Enrique per la sua esperienza all'interno dell'ospedale di San Martino nel reparto di anestesia e rianimazione. E soprattutto perché è il fondatore dell'associazione Gigi Ghirotti di Genova, un'associazione che aiuta i malati oncologici domiciliari, non solo, ma negli anni ha aiutato anche i malati di SLA e i malati di AIDS. Se non sbaglio, ogni anno circa 3.000 persone sono seguite da questa associazione nel territorio genovese, con due hospice e un hot point nel centro storico, in un locale tra l'altro requisito alla mafia, quindi un valore aggiunto in più. L'avvocato Andrea Divano lo abbiamo invitato perché, oltre a un punto di vista squisitamente legato al dolore e alla malattia, c'era la necessità di avere un punto di vista giuridico. L'avvocato Divano è un avvocato penalista, ma non solo, opera all'interno dell'associazione Luca Coscioni e quest'estate ha partecipato e ha autenticato le firme che chiedevano il referendum sull'abolizione di una parte della legge, dell'articolo 580 della legge dell'omicidio del consenziente, per cui un doppio punto di vista che speriamo aiuti a capire qualcosa di più di questa tematica così difficile. Grazie Donatella, scusami, grazie agli amici del bandolo che hanno organizzato questo incontro nominato Liberi di Scegliere. Come tutti voi sapete, il 15 di febbraio 2022 è stato dichiarato inammissibile il quesito referendario volto all'abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale, l'omicidio del consenziente. Quindi noi oggi ci dobbiamo basare nel trattare questo argomento, cioè l'argomento del fine vita, che è sicuramente un argomento delicato, spinoso, che coinvolge tematiche etiche, sociali, ma soprattutto anche giuridiche e politiche, dobbiamo limitarci a la norma che è stata introdotta, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la legge 219, 22 dicembre 2017, che disciplina le disposizioni anticipate di trattamento, comunque definite cosiddetto testamento biologico o biotestamento. Si tratta in realtà di una norma che non tutti conoscono, perché ha avuto non un grande risalto da parte dei media, e ciò anche per varie ragioni. Buona sostanza, questa norma che cosa disciplina? Disciplina il consenso informato e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento, cioè in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, questa legge prevede la possibilità per ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto per accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, ma anche singoli trattamenti sanitari.
Questa è una legge che è ispirata a dei principi costituzionali, ma anche previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sono il diritto alla vita, alla salute, alla dignità, ma soprattutto alla autodeterminazione delle persone. Stabilisce, in buona sostanza, il fulcro è che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona che lo chiede. Ricordo in particolare che l'articolo 2 è previsto anche un obbligo per il medico di alleviare le sofferenze del paziente grazie anche alla somministrazione della terapia del dolore, delle cure palliative che erano già state previste con una legge del 2010, numero 38, ma prevede anche il divieto di accanimento terapeutico nei pazienti con prognosi infausta e a breve termine. Le applicazioni pratiche di questa normativa le potete aver viste direttamente, perché tutte le volte che accedete a una struttura pubblica o privata per sottoporvi a qualunque trattamento diagnostico sanitario dovete compilare il cosiddetto modulo di consenso informato. Ha cambiato sicuramente questa norma il rapporto medico-paziente ed è per questo che io voglio chiedere al professore Enrique, che ci dedica e ci dedicherà il suo tempo prezioso, quali applicazioni pratiche ha avuto questa norma sulla sua struttura e se in quale misura questo impianto normativo ha cambiato l'approccio terapeutico e il rapporto tra medico e paziente. Quindi, in buona sostanza, quali sono state le implicazioni pratiche di questa legge sul trattamento di pazienti affetti da patologie terminali di cui si è occupato nella sua struttura e nelle sue strutture. Il consenso informato è una legge che è abbastanza recente. Quando io ero in servizio all'ospedale di San Martino come anestesista rianimatore, non c'era ancora la legge del consenso informato, non c'era ancora la legge del testamento biologico, quindi come rianimatore noi operavamo cercando di mantenere in vita il più possibile, con tutti i mezzi possibili, la persona. Oggi è entrato in vigore appunto il testamento biologico, che consente di poter anticipare le proprie volontà attraverso un documento scritto che deve essere depositato in comune. Quindi, da questo punto di vista, io non ho mai potuto utilizzare questo strumento, perché la mia attività come anestesista è terminata alla fine del secolo scorso, quindi nel 97, e quindi non ho mai trovato una persona che avesse, perché non c'era la legge, potuto sottoscrivere questo documento. Dal momento in cui è entrata la legge, è entrato in vigore il testamento biologico, noi nella nostra esperienza non abbiamo avuto mai occasione di trovare persone che avessero sottoscritto il testamento biologico. E questo perché probabilmente è stato poco promulgato, è stato poco promosso. Sta di fatto che io personalmente mi sono adoperato, una volta che è stata emanata la legge del testamento biologico, a promuoverlo, a pubblicizzarlo. Ho partecipato a seminari con la Scuola di Scienze Umane di Genova, dell'Università di Genova, a incontri con scuole di assistenza sociale, scuole di psicopedagogia, scuole di psicologi, non soltanto a Genova ma anche nella sezione di Savona dell'università. Però sono stati fatti dei sondaggi sulle risposte, sulle accettazioni, sulle adesioni a questo testamento biologico, ma le risposte sono state veramente molto poche. Quindi io non mi sono mai trovato di fronte a delle situazioni di malati verso il termine della vita che abbiano sottoscritto questo testamento biologico. E dal nostro punto di vista sarebbe estremamente importante, perché il percorso di fine vita è un percorso che è veramente difficile da
capire. Generalmente il malato è tenuto un po' all'oscuro della sua, non tanto della sua malattia, ma della sua prognosi, cioè di quanto potrà ancora vivere, e quindi è difficile poter avere una indicazione da parte del malato su quello che vuole essere il suo fine vita, come vuole essere il suo fine vita, e generalmente è condizionato dai familiari. E i familiari sono generalmente tesi e protesi a fare tutto quanto più è possibile per mantenere in vita, anche se le condizioni di vita sono estremamente critiche e precarie. E quindi una delle nostre preoccupazioni maggiori è proprio quella di, nel corso dell'assistenza, quando ancora il malato è capace di intendere, di volere, quando c'è ancora la vigilanza, quando c'è la presenza dei familiari, di poter entrare in questo argomento, cioè capire qual è il percorso che il malato vorrebbe correre verso la fine della vita. Ma è difficilissimo entrare in questo argomento, e quindi noi spesso ci troviamo a dover combattere situazioni nelle quali capiamo benissimo che il termine della vita è vicino, che è una situazione estremamente critica, ma con i familiari che ancora vogliono fare tutto quello che è possibile. Anche perché oggi le situazioni sono molto cambiate, e lo scenario della malattia è molto cambiato. L'associazione è nata inizialmente per assistere prevalentemente, quasi unicamente, malati di tumore nelle fasi avanzate di malattia, ma fino a qualche decennio fa, quando a un malato veniva data la notizia che purtroppo il tumore aveva prevalicato la sede di origine e quindi era entrato in metastasi, ebbene, fino a pochi decenni fa la vita che uno poteva avere ancora davanti quando era in fase metastatica era di un anno, non di più. Oggi, con queste nuove terapie, soprattutto i farmaci antimonoclonali, le terapie chirurgiche avanzate, oggi un malato di tumore, pur nella fase metastatica, può avere ancora diversi anni di vita, può avere anche 4-5 anni di vita, e quindi anche perché le terapie chemioterapiche oggi non sono soltanto limitate e confinate a quello che è tradizionalmente la chemioterapia, che è una terapia infusionale e che va praticata in ospedale. Oggi con questi nuovi farmaci innovativi, anche non soltanto per i malati di tumore ma anche tante altre malattie, possono essere dati per via orale, possono essere quindi assunti in casa, e quindi ci sono sempre delle linee terapeutiche ad oltranza, per cui non c'è mai un limite, l'oncologo oggi non ha mai un limite nel proporre sempre nuove linee di terapia, in condizioni purtroppo spesso estremamente critiche. Quindi lo scenario è profondamente cambiato, perché non abbiamo più soltanto malati di tumore in fase avanzata che hanno un tempo limitato di vita, ma che hanno delle possibilità di vita molto più prolungate, pur vivendo in situazioni estremamente difficili, estremamente penose, estremamente critiche, ma c'è sempre la speranza che queste nuove terapie innovative possano avere un effetto. E quindi la nostra preoccupazione, il nostro impegno è proprio quello di poter, e anche questo scriverlo nelle cartelle cliniche, quando la persona è ancora in possibilità di decidere, scrivere quale potrebbe essere il suo percorso di vita. Questo per indurre eventualmente i familiari a recedere da terapie oltraggistiche che non farebbero altro che aggiungere sofferenze a sofferenze. E questa è la nostra posizione da questo punto di vista. Grazie professore, volevo aggiungere che le disposizioni anticipate di trattamento possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovviamente davanti
a un notaio o anche depositate presso l'ufficio di Stato civile. Purtroppo la poca promozione di questa norma ha fatto sì che spesso i comuni non informano la cittadinanza di questa facoltà. Ora sinceramente a Chiavari non so quante disposizioni anticipate di trattamento siano state depositate, ma sappiate che vi è la possibilità appunto di depositare all'ufficio di Stato civile del comune di residenza. È stato previsto anche la facoltà di depositarle presso l'ASL. Ovviamente si tratta di ASLE che devono adottare modalità telematiche di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico. Abbiamo parlato con il professore appunto del diritto di ogni persona capace di intendere e di volere di rifiutare eventualmente anche di rifiutare i trattamenti sanitari. Dall'altro lato c'è l'obbligo appunto del medico di adoperarsi, quindi proprio un obbligo giuridico del medico disciplinato dall'articolo 2 di questa legge 219 del 2017, appunto di adoperarsi per alleviare in ogni modo le sofferenze attraverso un'adeguata terapia del dolore che viene applicata spesso nelle RSA. Tuttavia ci sono dei casi dove l'evolversi della patologia non fa sì che la terapia del dolore talvolta non è sufficiente, anche accedere alle cure palliative non dà quel beneficio che ci si potrebbe aspettare. Delle volte appunto le cure palliative non risultano più sufficienti ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica del malato. Mi riferisco ai casi di Pier Giorgio Welby che conosciamo, anche quello di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, voi tutti avete ascoltato e visto l'intervista di Fabiano Antoniani, DJ Fabo alle Iene, e per ultimo anche i due casi di Davide Trentini, per il quale appunto Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni ha, con un comportamento di disubbidienza civile, accompagnato Trentini in Svizzera, laddove poi si è autosomministrato il farmaco letale. Quindi dicevamo, ci sono casi in cui le cure palliative non sono sufficienti. Ecco, quello chiedo appunto al professore Richese, se si è mai trovato di fronte a casi certamente estremi come quelli che abbiamo citato prima, ma anch'essi degni di tutela da parte del nostro ordinamento, in cui vi è anche il rifiuto da parte del paziente di ricevere trattamenti di sostegno vitale o di essere in una sostanza collegato a una macchina, e casi in cui si è applicata invece la sedazione profonda con richiesta anticipata del paziente di un congedo dalla vita in maniera dignitosa e indolore. Ecco, se le sono capitati casi estremi di questo genere, e come si è rapportato, come si sono rapportati gli anestesisti e i medici delle strutture in cui lui ha operato. Grazie. Ma certamente sono capitati casi nei quali mi sono state chieste proprio espressamente, mi è stata chiesta proprio espressamente l'eutanasia. Ma io ho scelto di praticare le cure palliative. Le cure palliative sono cure portate ovviamente persone che sono verso il termine della vita, ma la mia scelta, la scelta della nostra associazione è quella di cercare, pur essendo la vita verso il suo termine, di renderla il meno dolorosa e il meno peggio possibile. Quindi io non scelgo e non ho mai scelto e non ho mai fatto l'eutanasia come atto deliberato per porre fine a una vita. In qualche caso mi è stato chiesto, e allora chiedereste come mi sono comportato. Ho sempre rifiutato di ricorrere all'eutanasia perché mi sembra sia una contraddizione in termini rispetto alle cure palliative. Se io ho scelto le cure palliative per cercare di far vivere meglio le persone per quanto possibile, anche nelle situazioni critiche e dolorose, l'eutanasia sarebbe, dal mio punto di vista, una facile scorciatoia,
perché se un malato soffre, allora per evitare la sofferenza la strada più breve, più facile sarebbe quella dell'eutanasia. Io ricordo sempre un caso di un malato che è successo parecchi anni fa, eravamo ancora ai tempi della lira, io lo dirò perché, un malato che aveva una grossa, un ristorante molto noto nel Levante genovese, quindi una persona molto facoltosa, aveva un tumore del polmone, sono stato chiamato, sono andato in questa villa che lui aveva, una bella villa nel rettilineo di Quinto, e mi hanno accompagnato al letto del malato e di colpo lui mi ha chiesto: dottore, io non voglio terapie particolari, voglio che lei mi faccia l'eutanasia, e per lei o la sua associazione io le darò 250 milioni. Oggi dire 250 milioni fa impressione, ma se poi le traduciamo in euro sono 125 mila euro, quindi magari fa un po' meno impressione. Io ho detto che eventualmente non l'avrei fatto e che in alternativa le avrei proposto di fargli una terapia che avrebbe controllato il suo dolore, e una terapia un po' pesante, perché effettivamente era un dolore molto severo, la malattia era molto avanzata. E allora, per essere più tranquillo, allora lavoravo ancora all'ospedale di San Martino, gli ho detto: io le posso dare la possibilità di non soffrire facendole una terapia antidolorifica, un po' pesante, che magari le toglie anche un pochino la vigilanza e la coscienza, però a un certo momento io la risveglierò per vedere se dopo questa terapia le cose saranno migliorate e si potrà continuare con una terapia antidolorifica che la libererà dal suo dolore. E così è stato, si è ricoverato per qualche giorno nel nostro reparto di San Martino, e quando si è svegliato il giorno dopo, perché aveva passato una notte sedato, quindi una notte di sonno più o meno profondo, il giorno dopo si è svegliato e non aveva dolore, ovviamente è continuata la terapia, non più così pesante, ma una terapia adeguata per controllare il suo dolore, e poi, dato che la malattia era molto avanzata, la terapia era a base di morfina, quando la malattia era parecchio avanzata è morto dopo qualche settimana. E poi come è andata a finire? È andata a finire che in effetti lui aveva fatto un testamento e aveva espresso la sua volontà di dare questa cifra all'associazione, ma in tribunale poi è successo che gli avvocati hanno detto che non era capace di intendere, di volere, perché era sotto terapia morfinica, e quindi i soldi non sono andati all'associazione. Ma questo per dire come è stata la mia risposta di fretta a questo malato. Quindi oggi le cure palliative sono poste sotto attenzione, tirate un po' in ballo soprattutto da chi è contrario all'eutanasia, dal mondo cattolico, perché dicono: ma cosa serve l'eutanasia quando ci sono le cure palliative, quando c'è la possibilità di togliere il dolore? Ma effettivamente le cose non stanno sempre così, perché effettivamente ci sono delle situazioni nelle quali anche le cure palliative non riescono a dominare il dolore, pur mantenendo la vigilanza e la coscienza del malato. Ma anche le cure palliative, appunto, anche nelle cure palliative si utilizza come strumento, questo è riconosciuto dagli organismi internazionali che si occupano di cure palliative in tutto il mondo, è annoverato tra le possibilità terapeutiche di controllo del dolore anche la sedazione, quella che appunto mi ha chiesto l'avvocato Ivano.
Ebbene, in questi casi si ricorre alla situazione palliativa, ma in particolare situazione di emergenza. Quando ad esempio ci sono quelli che sono chiamati sintomi refrattari, cioè sintomi che non si possono controllare, dominare, se non attraverso l'abolizione della coscienza. E i casi più eclatanti sono i casi che non sono poi molto rari, sono i casi dei tumori polmonari, quando il parenchima, il tessuto polmonare, è praticamente eroso quasi totalmente, o gran parte del tumore, il malato va incontro a delle crisi di soffocazione, a delle crisi di angoscia d'aria, di soffocazione, e allora in questo caso l'unica possibilità per evitargli questo senso di fame d'aria, di angoscia, di soffocamento, è quello di fare una terapia massiccia che gli tolga, una terapia pesante che gli tolga insieme al dolore, ovviamente alla vigilanza, e poi esita nella fine della vita. E poi ci sono altri casi, ad esempio situazioni di crisi convulsive subentranti, no? Che spesso capitano nei tumori cerebrali. Ebbene, queste crisi convulsive subentranti possono essere solo dominate da una terapia che è profondamente sedativa e quindi toglie la coscienza. Ma in queste situazioni la sedazione non è una sedazione terminale, perché non si dà la sedazione per far morire la persona, ma per abolire quel sintomo. E in questi casi la sedazione può essere allentata, può essere alleggerita, può ritornare alla coscienza. E a me sono capitati casi di questo tipo. Sedazione durante queste crisi subentranti, alleggerimento della sedazione, ripresa della coscienza, possibilità di non avere più crisi di questo tipo o dominarle con farmaci anticonvulsivi più pesanti. Questo per dire che la sedazione palliativa può essere una sedazione anche limitata nel tempo, una possibilità di ripresa. Quindi non è l'atto preciso, intenzionale di provocare la morte, ma l'atto per liberare il malato da una situazione di grave sofferenza, con la possibilità in determinati casi, in determinate circostanze, di ripresa della coscienza. Quindi per dire che la sedazione palliativa non è intenzionalmente un atto per porre fine alla vita. Quindi questo è l'atteggiamento, la posizione di chi pratica le cure palliative, e questa è la sedazione palliativa. Criteri che sono stati stabiliti appunto dagli organismi nazionali e internazionali. Inammissibile dalla Corte Costituzionale. Grazie all'Associazione Luca Coscioni e a Marco Cappato, ma anche a tanti altri comitati e promotori, è stato possibile depositare diverse proposte di legge. Oggi alla Camera ne stanno discutendo una promossa da PD e 5 Stelle, denominata disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. E questa proposta di legge attiene appunto al caso in cui la persona che chiede appunto di cessare la propria vita non sia in grado di procedere con l'ultimo atto autonomamente, perché magari è incapace di poter utilizzare gli altri e quindi di non autosomministrarsi autonomamente il farmaco letale. Questa proposta di legge, che è ancora al vaglio delle commissioni in Parlamento, determina tutta una serie di requisiti e presupposti e condizioni per la sua applicabilità. È ancora in fase embrionale, la stanno discutendo, ma i capisaldi di questa
di questa normativa e che come definizione viene appunto definita come decesso cagionato da un atto autonomo con cui si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole. Questa richiesta può essere depositata solo da maggiorenni, persone capaci di intendere di volere e capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Persone affette da sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili. E le condizioni che devono sussistere, devono avere un vaglio medico, e sono quelle di una patologia irreversibile o una prognosi infausta o condizione clinica irreversibile, devono essere persone tenute in vita da trattamento di sostegno vitale, quindi diciamo collegate a respiratori o a macchine, e essere assistite già da cure palliative oppure averle rifiutate. Le modalità pratiche del deposito di questa domanda è che viene formato un fascicolo che è depositato presso il medico con tutta la documentazione e che va inviato al comitato per l'etica, che deve rendere un parere e un rapporto contenente la condizione clinica e la prognosi, trattamenti attuabili e tutte le possibilità alternative terapeutiche per il caso di specie, e se si hanno cure palliative eventualmente il loro rifiuto. Se si può criticare questa proposta di legge, la critica riguarda sostanzialmente che sono escluse da questa normativa tutte le persone che non sono attaccate a una macchina pur versando in una condizione di patologia irreversibile o una prognosi infausta. Obiettivamente tutti i casi che abbiamo citato prima, quindi del DJ Favo piuttosto che Pier Giorgio Welby, rimarrebbero esclusi, e quindi da un certo punto di vista è una norma che è migliorabile. Speriamo e auspichiamo che questa disposizione di legge venga emendata e venga ampliata, non di certo per consentire un discriminato utilizzo all'eutanasia, che ovviamente è l'estrema ratio, ma per consentire anche a quelle persone, faccio l'esempio di Fabiano Antoniani avrebbe potuto forse ancora sopravvivere 5-10 anni, ma le sofferenze che pativa dalla patologia a cui era affetto erano veramente insopportabili, quindi da lì il momento e l'invocazione di essere aiutato a porre fine alla propria vita, e purtroppo in Italia non è stato possibile. Ha dovuto mettere a rischio la propria libertà personale Marco Cappato con un atto di disobbedienza civile, accompagnando e quindi dando un'agevolazione materiale a Fabiana Antoniani, individuando la clinica e accompagnandolo in Svizzera. Il tema di cui abbiamo parlato adesso, e adesso io vorrei parlare anche dei riflessi penalistici circa l'ammissibilità di questo referendum abrogativo, che è stato appunto dichiarato inammissibile, perché il principio che il comitato promotore per l'eutanasia legale dell'Associazione Luca Coscioni voleva prefissarsi era appunto quello di ricondurre la vita come un bene disponibile, ovviamente non in maniera indiscriminata ma in maniera consapevole e conscia. In altre parole, con la dichiarazione di inammissibilità del referendum si è impedito al popolo italiano, perché voi tutti sapete che il referendum sull'eutanasia legale è stato quello tra i più votati e sentiti nell'opinione pubblica. Si è impedito, dicevo, al popolo che decidesse se mantenere in vigore una disposizione di legge che risale al 1930. Distinguiamo tra omicidio del consenziente, che era l'oggetto dell'abrogazione parziale del referendum dell'eutanasia legale, dall'agevolazione al suicidio. I casi di Marco Cappato, che abbiamo di cui abbiamo parlato prima, quindi il caso di Fabiana Antoniani e il caso
di Davide Trentini attenevano appunto alla condotta di agevolazione al suicidio, non all'omicidio del consenziente, quindi dove diciamo l'ultimo atto omicidiario viene realizzato non da chi agevola il suicidio, ma appunto da chi si propone il proprio suicidio. In questo caso Marco Cappato, appunto per fini compassionevoli, con lo scopo di interrompere le sofferenze insopportabili in cui era affetto Fabiano Antoniani, appunto accompagnato Fabo in Svizzera. E questa condotta appunto si differenzia dal 579, che invece prevede che l'ultimo atto, quindi la somministrazione del farmaco letale, non avviene da parte del malato ma avviene da parte di un terzo. Si può parlare appunto in questo caso di eutanasia diretta anziché l'articolo 580, che prevede appunto il caso dell'eutanasia indiretta. Perché la ragione di intervenire solo sull'articolo 579? Perché l'articolo 580, appunto, che punisce l'aiuto al suicidio, era già stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale nel caso Cappato Antoniani, e ricorrendo tutta una serie di condotte che poi andremo a vedere. La Corte, con la sentenza 242 del 2019, appunto determinato le condizioni per i quali non è più meritevole di sanzione penale chi agisce come sopra descritto, venendo meno appunto la sua punibilità, cioè ha introdotto una scriminante. In altre parole, con la detta sentenza è stato sancito che la condotta è lecita, quindi è lecita quella condotta dell'agevolazione al suicidio a determinate condizioni. Come tutti i colleghi che sono qua presenti sono ben sanno, la scriminante rende illecita una condotta che non lo sarebbe, e ciò in ragione di un bilanciamento di interessi contrapposti. Ad esempio, faccio degli esempi banalissimi, ma l'ufficiale giudiziario che accede a un'abitazione per sottoporre a pignoramento dei beni lì presenti realizza un atto che è confacente al precetto normativo, ma nessuno mai si sognerebbe di sottoporre a procedimento penale un ufficiale giudiziario per il reato di violazione di domicilio o di furto. Questo perché? Perché l'ordinamento, che non deve avere delle contraddizioni, lo autorizza, anzi lo obbliga a fare. Se non lo facesse, commetterebbe invece il differente reato di omissione dei dati d'ufficio. Anche il medico, e quindi collego a quello che ci ha detto il professor Enrique, anche il medico che somministra la morfina compie un avvelenamento, ma è scriminato dall'articolo 51, quindi un'altra scriminante, ovvero l'adempimento di un dovere in relazione proprio alla legge 219 del 2017 che abbiamo richiamato prima. In altre parole, è il contesto di un'azione che governa i termini di cui stiamo facendo, cioè che si traduce in termini giuridici nel principio di non contraddizione dell'ordinamento. Si apre quindi uno scenario importante, cioè quello dell'inserimento della normativa di risulta, cioè la norma che rimarrebbe viva dall'abrogazione parziale del 579, quindi dell'omicidio del consenziente, all'interno di un contesto giuridico mutato nel tempo, che si compone appunto sia dalla legge 219 del 2017 sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento, e quindi anche la possibilità di una persona di rifiutare i trattamenti sanitari, ma anche da ciò che dalla scriminante sancita dalla sentenza costituzionale della Corte Costituzionale 242 del 2019. Quindi la Corte Costituzionale introduce una vera e propria scriminante, e andiamo a vedere quali sono i casi in cui l'agevolazione al suicidio non è scriminante e quindi è una causa di giustificazione. I punti fondamentali sono questi. Allora, occorre un accertamento da parte di un medico della irreversibilità della malattia, la verifica da parte di un medico di una sofferenza insopportabile fisica e psicologica, e la verifica da parte di un medico della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Sempre la verifica da parte di un medico della capacità del malato di assumere decisioni libere e la manifestazione chiara e inconfutabile del malato della volontà di porre termine alla propria vita.
informazioni del malato della possibilità di accedere a soluzioni alternative e in particolare alle cure palliative. In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui ha diritto a interrompere i trattamenti sanitari chi pienamente consapevole ed afflitto da insopportabili sofferenze non sia più in grado di vivere una vita autonoma, ma necessiti di terapie farmacologiche, ovvero dell'assistenza di personale medico e paramedico, oppure dell'uso di macchinari medici, senza i quali si innescherebbe un processo di indebolimento delle funzioni organiche che lo condurrebbero alla morte. Secondo la Corte, tale valore non può tradursi in un ostacolo assoluto penalmente presidiato dall'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che lo sottragga al decorso più lento apprezzato come contrario alla sua idea di morte dignitosa. Questo è quanto afferma la Corte Costituzionale con questa sentenza 242 del 2019, che tra l'altro è a valore di legge, perché quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale un articolo di legge pone in essere una vera e propria norma, e questa norma ha trovato una applicazione pratica recentemente anche con la soluzione sempre di Marco Cappato per il caso di Davide Trentini. Io ho assistito al processo in appello, perché il procuratore della Repubblica di Massa aveva impugnato la sentenza di assoluzione di Fabiano Antoniani, e devo dire che la stessa Corte Costituzionale ha fatto pieno riferimento sia alla sentenza, quindi sia la Corte d'Appello di Genova ha fatto riferimento sia alla sentenza 242 della Corte Costituzionale, sia all'articolo 200 e sia alla legge 219 del 2017. Dice ancora la Corte, occorre scongiurare, dice, il pericoloso sconfinamento in un campo privo di regole. La Corte Costituzionale ha stabilito limiti rigorosi, prendendo spunto dalla vicenda umana di Fabiano Antoniani, sottoposta alla sua attenzione. E questo ci fa pensare che il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma è un percorso che apre il campo alla disponibilità della vita. E questo ci deve fare riflettere. Quello che ha spiazzato il comitato promotore del referendum dell'articolo 579 sono state le motivazioni per cui è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni che, diciamo, abbiamo soltanto una prima valutazione, ma non abbiamo ancora il deposito, tanto che abbiamo soltanto un comunicato stampa dove la Corte Costituzionale sostiene che non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Questo comunicato stampa poi ha avuto un seguito con la conferenza stampa da parte del Presidente Amato. Il Presidente Amato appunto dice perché a seguito dell'abrogazione ancorché parziale della norma sull'omicidio del consenziente con il quesito mira non sarebbe preservata la tutela minima, e l'omicidio del consenziente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi e diversi da quelli dell'eutanasia. Il quesito, secondo Amato, apre all'impunità penale di chiunque uccide qualcun altro col consenso, con il suo consenso, sia che soffra, sia che non soffra. Occorre dimensionare il tema dell'eutanasia alle persone a cui si applica, ossia coloro che soffrono. Secondo Amato, la Corte non poteva farlo sulla base del quesito referendario. Con altri strumenti può farlo il Parlamento. Ricordiamo che il Parlamento già ha avuto la possibilità di legiferare sul punto, ma siamo ancora in alto mare. E replicando infine alle accuse di Marco Cappato, il Presidente Amato aggiunge che lo stesso Cappato deve ringraziare in buona sostanza la Corte che gli ha reso giustizia nel caso Fabiano Antoniani, e quindi non si può dire che questa Corte fosse mal disposta, significherebbe dire una cattiveria che si poteva anche risparmiare in un momento in cui era opportuno riflettere su cosa stava facendo parlando di eutanasia mentre si trattava di omicidio del consenziente. Queste affermazioni ci hanno un po' spiazzato, perché
siccome Donatella sa e come tutti coloro i quali ci hanno aiutato, ma anche a chi è venuto a firmare per il referendum e per l'abrogazione parziale del 579, il quesito era assolutamente chiaro. Abbiamo il quesito. Si voleva abrogare una norma ben specifica, era appunto quella dell'omicidio del consenziente. Ma che cosa sarebbe rimasto? Sarebbe rimasto la clausola di riserva. Come si sarebbe trasformato questo articolo? Chiunque che cagiona la morte di un uomo col consenso, con consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all'omicidio volontario. Quindi in tutti i casi in cui il consenso è stato prestato da una persona minore degli anni 18, una persona inferma di mente che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità, per l'abuso di sostanze alcoliche e via dicendo, una persona anche il cui consenso sia stato dal colpevole storto con violenza, minaccia. Quindi quello che si era prefissato il comitato promotore era esattamente il contrario di quello che ci viene a dire il presidente Amato, e quindi siamo molto perplessi. Io questa perplessità io mi sono subito domandato se fossero tanto più genuine quanto invece strumentali, cioè corrispondessero a una perplessità reale effettiva o piuttosto ad una perplessità simulata contraddistinta dal desiderio che della questione sostanzialmente non se ne parlasse, a fatto che comunque se ne occupasse qualcun altro. Ritengo però che questa perplessità sia del secondo tipo, ovvero una perplessità simulata, e ho poche esitazioni a dirlo. La prima obiezione che fa il presidente Amato è quella appunto che si stava parlando di eutanasia, mentre in realtà il quesito referendario trattava l'omicidio del consenziente. Quindi le accuse sono di scarsa capacità di formulazione del quesito, ma anche quella poi di aver preso in giro chi andava a firmare ai referendum. Ed è una obiezione facilmente confutabile, ma confutabile per il fatto che il quesito referendario è stato scelto attraverso attenti studi da parte di professori universitari, esperti di diritto penale, costituzionale, avvocati, addirittura ex giudici della Corte Costituzionale, che si sono sempre espressi in maniera favorevole, superando proprio le obiezioni che ha mosso Amato. Ricordo inoltre che il quesito depositato in Cassazione era ed era assolutamente chiaro, riguardava solo l'abrogazione parziale del 579. E quello che è stato invece, ed è quello che è stato proprio portato allo scrutinio della Suprema Corte, mentre il titolo eutanasia legale era soltanto il titolo da campagna politica a sostegno del referendum e non il quesito vero e proprio. Quindi chi andava a votare sapeva perfettamente che quello che si voleva abrogare era l'omicidio del consenziente. Quindi non c'era nessun fraintendimento, nessuna trappola, e si tratta di accuse che vanno respinte fortemente. Amato quindi vuole confondere o confonde il quesito referendario dalla campagna politica a sostegno di esse. Altri hanno invece detto che lo strumento del referendum possa avere scarsa applicazione nel diritto penale. Però tuttavia noi ricordiamo che tra i principi fondamentali che governano il diritto penale vi è proprio la riserva di legge, cioè ovvero la necessità che la competenza penale sia sottratta al potere esecutivo. Infatti il procedimento legislativo sembra sicuramente quello più adatto a salvaguardare i beni che attengono alla libertà personale. Noi tutti abbiamo studiato sui trattati e sui libri del professor Musco, il cui ricordavo che auspicava che le leggi penali fossero addirittura approvate con una maggioranza qualificata dei 2/3, proprio perché sarebbe più garantito un confronto parlamentare alto e non dominato da rapporti di forza. Allora, se questa è l'esigenza nei confronti del diritto penale, lo strumento referendario appariva e appare oggi il non plus ultra della democraticità, soprattutto proprio di fronte all'inerzia del legislatore. Il quesito referendario è un'occasione importante per recuperare la funzione costituzionale del diritto penale,
attraverso uno strumento di democrazia diretta che avrebbe contribuito a valorizzare il ruolo pratico e concreto che il diritto penale deve avere nella vita delle persone. E con il referendum si sarebbe potuto recuperare l'idea che il diritto penale non ha soltanto lo scopo, non ha uno scopo di realizzare un ideale di giustizia astratto, ma persegue un obiettivo pratico e socialmente utile, ovvero quello di proteggere e tutelare quei beni e interessi dalla cui tutela dipende la garanzia di una convivenza pacifica e civile, circoscrivendo l'intervento penale nei limiti solo della necessità. Non mi stupisco che il professore Riquet, di fronte alla richiesta del malato di applicare l'eutanasia, si sia sottratto, perché avrebbe proprio commesso il reato dell'omicidio del consenziente. E la critica di Amato riguarda anche la frammentarietà della norma. Buona sostanza, sarebbe stato troppo poco per una disciplina così importante decidere con un sì o con un no. Però qui bisogna essere categorici, non si tratta di un intervento di carattere ortopedico in cui c'è il cuci e scuci, ma si trattava di eliminare una norma precisa, definita e categorica, che era appunto l'articolo 579, che, ricordiamolo, contiene una disposizione di legge, ovvero un insieme di elementi normativi, che a sua volta contiene due norme funzionalmente collegate. Una punisce l'omicidio del consenziente, e lo vedete, chiunque cagione la morte di un uomo col consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. L'altra invece stabilisce quali sono i limiti di applicabilità della disposizione in rapporto ai requisiti di validità del consenso, e qui il consenso ritorna, e quindi stabilisce il confine tra l'omicidio del consenziente e l'omicidio comune attraverso un terzo comma, che è la clausola di riserva di cui parlavamo prima, che assume il carattere fenomenologico di clausola di riserva, per cui si applica l'articolo 575, ovvero l'omicidio comune, se il consenso è reso da una persona incapace in deficienza psichica. Secondo Amato, ma ancora prima si era espresso Giuseppe Conte sullo stesso tema, sarebbe troppo poco decidere con un sì e con un no, occorre in buona sostanza una materia organica. Invece, a nostro avviso, il quesito era assolutamente chiaro e trasparente. Ciò che si taglia e si eliminava era una cosa sola, cioè una norma completa, ed è la fattispecie minorante dell'omicidio del consenziente, lasciando intatta la clausola di riserva. Quindi, una volta eliminata la fattispecie minorante, la clausola di riserva non stabilirà più i confini tra illecito minore, omicidio del consenziente, e illecito maggiore, omicidio comune, ma stabilirà e distinguerà solo la sfera del lecito da quella dell'illecito. Quindi continuerà ad avere la funzione di confine, solo che il territorio confinante sarà mutato. Ciò che lo occupava non lo occupa più, e l'omicidio del consenziente sarebbe sparito. Ma anche perché, e questa è una domanda che mi hanno fatto in diversi, che cosa ci sta a fare l'omicidio del consenziente nel nostro ordinamento? Non viene applicato da quando è stato pubblicato il codice Rocco nel 1930. Non c'è una sola giurisprudenza positiva, c'è solo giurisprudenza contraria. Bueno, il comma 3 del 579 non è mai stato applicato. Ci sono sempre state condanne per omicidio volontario, cioè per l'omicidio doloso. Quindi rientra tra quei diritti simbolici, come ad esempio la prostituzione o l'assunzione di sostanze stupefacenti, che non sono illegali, ma è illegale tutto ciò che sta intorno. Ma posso interrompere? Certo, professore. Ecco, quello che io rilevo è che il quesito referendario sia stato un po' una, diciamo così, una sorta di inganno in questo senso, perché se voi leggete il quesito referendario vi rendete conto, il 579, vi rendete conto, leggendo soltanto quelle poche parole, vi rendete conto che sarebbe possibile permettere l'omicidio del consenziente in qualsiasi situazione di richiesta della persona, a meno che questa persona non sia minorenne, che non
gli abbiate estorto il consenso, che non sia un inferno di mente. Quindi, leggendo questo quesito, così pure semplice come scritto, si sarebbe data la possibilità di aderire a favorire il suicidio del consenziente per qualsiasi persona, anche una persona sana che magari avesse avuto qualche disavventura momentanea, volesse morire. Però l'avvocato, scusa, mi ha detto che era collegato a delle norme precise, ma non c'è scritto nel quesito referendario. E quindi, di fronte ai cittadini che esprimono per la maggioranza, io non so se sia il 60-70%, che si esprimono a favore dell'eutanasia, era praticamente presentare un quesito per dire: vuoi l'eutanasia o non vuoi l'eutanasia? E quindi avrebbe avuto sicuramente la maggioranza dei rispondenti. E questo mi è sembrato questo una sorta di inganno, nel senso che è stato presentato un quesito referendario che però non consentiva quello che io ho detto poco fa, perché poi era legato a una clausola successiva con determinati criteri, ma in effetti poi veniva presentato come eutanasia sì, eutanasia no. Concordo perfettamente, e io e il signore stiamo dicendo, lui non se n'è accorto, ma stiamo dicendo esattamente la stessa cosa. Cioè, quello che entra in gioco, e quello che entrava in gioco con questo referendum, era un principio, era scardinare il principio della indisponibilità della vita. Oggi in Italia non è possibile disporre autonomamente della propria vita, perché c'è questo reato, che è l'articolo 579 del codice penale, che prevede appunto che condanna e punisce chi cagiona la morte di un uomo col consenso di lui. Questo è sancire il principio della indisponibilità della vita come bene non più disponibile, quindi non vi può essere una scriminante, non può esserci una giustificazione. Io tornavo proprio alle obiezioni e a quello che lei prima ci ha detto, che l'applicazione pratica di questo 579 dell'omicidio del consenziente non esiste in Italia, non c'è una sentenza che condanna qualcuno per l'omicidio del consenziente, e dubito fortemente che se fosse stato ammesso e votato favorevolmente l'abrogazione dell'omicidio del consenziente, si sarebbe aperto al far west degli anziani ammazzati dai figli per ottenere il patrimonio o altri tipi, o le pene d'amore. Addirittura Amato ci dice, parla dell'esempio del giovane ubriaco che chiede a un amico altrettanto ubriaco di ucciderlo, e dovrebbe dimostrare. In questo caso cos'è che bisognerebbe dimostrare? Andrebbe di fronte a un giudice, e di fronte al giudice avrebbe dovuto dimostrare che il consenso era un consenso disciplinato dall'ordinamento giuridico con un'altra norma. Quante norme noi abbiamo nel codice penale che rimandano ad altre norme dell'ordinamento? E le altre norme sono appunto quelle sul consenso informato disciplinato dalla legge del 219. Chi avrebbe potuto di fronte a un giudice dimostrare che il consenso di chi chiedeva la propria morte era stato reso nelle forme, con le modalità della legge? È ovvio che il referendum abrogativo dava la possibilità di dire un sì o un no, ma quello che si voleva eliminare era proprio il principio sancito dal 1930 sulla indisponibilità della vita, perché se è un articolo di legge mai applicato, è un articolo di legge, è una norma simbolica che era solo ed esclusivamente finalizzata a dichiarare un principio, cioè che la vita non è un bene disponibile. E quindi quello che lei diceva, il dover andare all'estero, è proprio perché esiste questa norma, non per altre ragioni, proprio perché nessun medico si azzarderebbe, come ci ha detto il professor Enrique, di schiacciare il tasto di somministrazione del farmaco letale. E quindi, tornando al mio intervento,
Io questo articolo di legge dice io non tutelo la vita perché la vita è tua e perché ne puoi fare quello che vuoi, ma perché appartiene a qualcun altro. Addirittura dai lavori preparatori del codice Rocco è lo stesso guardasigilli che ci viene a dire che la vita non è la nostra. Dice proprio guardasigilli: la conservazione di quel particolare bene giuridico che concerne l'esistenza fisica delle persone non si identifica solo nel diritto dell'individuo, ma rappresenta anche un prevalente interesse sociale. Ora capiamo perché nel 1930 è stato introdotto questo articolo, perché io non tutelo più la vita perché è la tua, ma tutelo la vita perché appartiene anche a qualcun altro. Ovviamente il guardasigilli non ce l'ha detto di chi apparteneva la vita, quindi dice fate vobis. Nel 1930 sarebbe stato facile dire appartiene allo Stato, che ti nutre, che ti conforma, che ti educa, che ti conforma ad una cittadinanza funzionale alla difesa delle parti. C'è anche un'altra lettura che è collegata alla presenza della Chiesa, di una tradizione religiosa naturalmente millenaria, e dice la vita appartiene a Dio. E quindi cosa ci dice questo articolo 579? Che il bene vita non è più di colui che ne è titolare, o meglio, chi ne è titolare non è più titolare di un diritto, ma di un dovere di vivere, che è stabilito appunto dal 579, quello che ci dice il 579, perché è introdotto soltanto allo scopo di sancire in modo espresso e definitivo che il consenso, il semplice consenso, nelle forme previste dalla legge, non scrimina. Quindi vivere diventa un dovere, sempre e comunque, anche nei casi in cui la vita non è più vivibile, quindi è divenuta insopportabile. E questo è un po' il fulcro della problematica. Quello che voleva il comitato referendum dell'associazione Luca Coscioni era eliminare un reato simbolico che sanciva l'indisponibilità della vita, ma lasciando la clausola di riserva che è disciplinata dal terzo comma, cioè tutte le volte che il consenso è stato dato contro una persona minore degli anni 18, una persona inferma di mente, ma anche nei casi in cui il consenso non è stato dato nelle forme previste dalla legge, quindi come abbiamo visto prima dalla legge 219 e come con i paletti della sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019, in quel caso lì non saremmo di fronte a un consenso scriminante, a un consenso informato, pieno, consapevole e espresso da una persona pienamente capace di intendere e di volere. Quindi proprio per il principio di non contraddizione del nostro ordinamento, non può il nostro ordinamento disciplinare il consenso e non richiamarlo implicitamente nella norma di legge. E questo il punto fondamentale. No, io dico questo, che una persona minore degli anni 18, una persona affetta da patologie psichiatriche che gli impediscono di prestare un consenso pieno, lecito, formato e informato, queste persone non possono dare il proprio consenso, e fortunatamente abbiamo la clausola di riserva. Che sarebbe? La clausola di riserva sarebbe che in questi casi si applica l'omicidio doloso, ma il testamento biologico, cioè le disposizioni anticipate di trattamento, possono essere depositate ovviamente da una persona capace di intendere di volere al momento in cui le deposita. Poi il consenso deve permanere e perdurare fino all'ultimo. Io posso revocare il consenso con qualsiasi modo. Se io ho depositato le disposizioni anticipate di trattamento e intendo revocare quello che ho stabilito, depositato in comune, ho lasciato al notaio, con scrittura privata o anche all'ASL, io lo posso modificare, revocare in qualunque momento. Cosa succede invece se la persona che ha reso le disposizioni anticipate di trattamento invece si trova poi di fronte a una condizione in cui ha perso la coscienza? In questo caso, con le disposizioni anticipate di trattamento si può nominare un fiduciario, quindi un parente, una persona che è in grado di
manifestare e quindi ribadire il consenso che venne dato al momento del deposito delle DAT. Questo è un po' il sunto. Quindi quello che in realtà era l'obiettivo del referendum era proprio quello di sancire e di chiedere che la vita fosse un bene disponibile, e come un bene disponibile è rinunciabile ovviamente a certe condizioni di legge che abbiamo visto prima. E quindi le obiezioni che sono state fatte prima, cioè quella di chiunque può esprimere un consenso, non sarebbe un consenso scriminante, non sarebbe un consenso che rende la condotta dell'omicidio del consenziente lecita, perché il consenso per il principio di ragionevolezza dell'ordinamento deve essere conforme a questi due capisaldi che oggi noi soltanto abbiamo, cioè la legge 219, il consenso informato, dato con quelle determinate caratteristiche, e i paletti dati dalla legge e dalla Corte Costituzionale con la sentenza 242 del 2019. Quello che voleva appunto l'associazione Luca Coscioni era togliere questo paternalismo penale proibitivo. Le frasi di Amato ci hanno molto spiazzato, perché il caso dell'amico che soffre le pene d'amore, vuole uccidersi e trova l'amico che gli spara in testa, non sarebbe stato scriminato dall'abrogazione, perché si sarebbe rientrati nell'articolo dell'omicidio comune, perché il consenso non sarebbe stato un consenso validamente dato e concesso in base a quello che è stabilito dalla legge. Questo è un po' il punto fondamentale dell'obiettivo del referendum. Ovvio che secondo altri c'era già la sentenza della Corte Costituzionale, quindi con questo referendum si è voluto calcare la mano, ma da una parte la Corte Costituzionale apre alla disponibilità della vita in base a determinati paletti che abbiamo enunciato prima, ma dall'altro lato permane l'articolo 579 e la dichiarazione di incostituzionalità di questo articolo 579 potrà avvenire o a seguito poi della legge che sarà poi approvata, o a seguito un ulteriore atto di disobbedienza civile che Marco Cappato e l'associazione Luca Coscioni porranno in essere proprio per affermare il principio. Amato, tra l'altro, concludendo la sua conferenza stampa, ha anche detto: è ovvio che se io mi trovassi in un caso come quello di Fabiano Antoniani, proprio in un caso in cui la persona è paralizzata dalla testa in giù e non riesce neanche a autosomministrarsi il farmaco letale, probabilmente dichiarerei anch'io incostituzionale l'articolo 579. Quindi siamo arrivati ad un passo alla definitiva decisione sul fine vita, alla affermazione del principio della disponibilità della vita. Non ci siamo ancora, auspichiamo che con una buona legge e con un miglioramento di quella che è in esame adesso alla Camera si possa raggiungere questo obiettivo di non dover andare in Svizzera e di tutelare anche le persone che non sono in grado di autosomministrarsi il farmaco, perché oggi autosomministrarsi il farmaco a quelle determinate condizioni non è reato, quindi il medico non commette l'agevolazione al suicidio, ma se applica lui il farmaco, se somministra lui il farmaco letale, invece incorre nel reato dell'omicidio del consenziente. Quindi diciamo è l'ultimo atto quello che discrimina tra una condotta lecita e una condotta illecita. E dall'altro lato io posso dirvi che chi rimane oggi
sprovvisto di una tutela è proprio la persona che non è in grado per la propria patologia di autosomministrarsi il farmaco. Proprio il più debole, proprio quello di cui parlava Amato, rimane sprovvisto di tutela perché non può decidere autonomamente della propria vita. Vorrei fare qualche considerazione sulle fattispecie, perché supponiamo che ci sia una situazione di un malato che chiede di essere di fatto morire. La situazione adesso è di questo tipo: c'è la possibilità di aiutare al suicidio, c'è questa possibilità, però è legata a delle clausole, mi pare della legge 219. Sono proprio quello che ecco, sono queste clausole, della Corte Costituzionale. Sì, della Corte Costituzionale. Queste clausole sono che sia un malato in fase terminale, che abbia un supporto vitale. Esatto. Che abbia un supporto vitale. Quindi devono essere contemporanee queste cose. Devono essere tutte contemporanee. Allora, nella fattispecie, ad esempio del caso di, io non ricordo esattamente il caso, ma quello di Fabio Antoniani, qual era la sua situazione? Aveva un supporto vitale? Fabiano Antoniani aveva dei farmaci che li somministrava. Ma i farmaci non sono... E ovviamente è anche un respiratore. Ah beh, sì. Ecco, ma ecco, nel caso che debbano essere osservati questi criteri, un malato in fase terminale, o perlomeno un malato che ha una situazione di una malattia grave e irreversibile, con un supporto vitale. Allora, nella situazione attuale, avere un supporto vitale significa avere una terapia. Il malato che è in piena possibilità di intendere di volere può rinunciare a questa terapia, quindi la legge sulla autodeterminazione, sul principio di autonomia, consente che lui possa rifiutare questa terapia. Quindi da questo punto di vista lui vuole interrompere una terapia e ne ha pieno diritto perché la legge glielo consente, e quindi il tema è come accompagnarlo, ma lui ha un diritto al rifiuto, quindi il tema è chi può intervenire per evitargli, ovviamente nel momento in cui si stacca il dispositivo di supporto vitale, che in questo caso è il respiratore, come accompagnarlo. Il caso è stato classico, quello di Welby, no? Che a un certo momento ha rifiutato di avere il respiratore, è intervenuto un anestesista che l'ha sedato per evitargli ovviamente lo stato di fame d'aria, di soffocazione di pochi minuti, ma che sarebbero stati minuti tremendi. C'è stata una sentenza che ha assolto il medico. È stato archiviato per questa volta la scriminante dell'adempimento di un dovere, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale. Ma noi quello che ci dobbiamo domandare è... Quindi questo è una cosa fattibile da un punto di vista legale. Ma è meritevole di tutela l'invocazione di qualcuno che non vuole passare gli ultimi due o tre minuti di estrema agonia, sì. E deve andare in Svizzera per... No, qui, qui direi che interviene, dovrebbe intervenire, credo che a mio avviso ne abbia assolutamente legittimità, dovrebbe intervenire il medico, chiamiamolo palliativista, che gli impedisce di avere una sofferenza anche di pochi minuti, ma una sofferenza grave. Ma l'infondere il farmaco o il farmaco letale, questo è vietato in Italia.
così come togliere il respiratore oggi è... Togliere il respiratore ovviamente è nel suo diritto. È nel suo diritto, ma se lo deve togliere da solo, è questo il problema. Lui non se lo può staccare. È il comportamento attivo, è il comportamento attivo di un terzo che è punito dall'articolo 579. Era lucidissimo, ma se non gli avessero dato il farmaco, lui non lo sarebbe potuto assumerlo. Quindi lui per avere il farmaco ha dovuto andare in Svizzera e ha dovuto schiacciare con i denti, che era l'unica parte ancora attiva del suo corpo, e ha dovuto autoinfondersi. In questo caso se lo è autoinfuso. Però oggi in Italia il comportamento attivo di un terzo è ancora reato. Quella Luana in Gardia era anche in coma, e anche lì che scrivevano. Lì il tutore, quindi lei non poteva assolutamente, no, perché era incapace, era inconsapevole, quindi era incosciente, ma in quel caso lì è venuto in gioco il giudice tutelare, che ha accolto le determinazioni del fiduciario, che era il padre, che era stato nominato tutore di Eluana Englaro, e in quel caso lì è stata ricostruita ex post la determinazione di Eluana Englaro di non vivere una condizione invalidante come quella, cioè di essere praticamente un vegetale attaccato a una macchina. Quindi il punto cruciale, direi, è manca il diritto di, manca ancora l'ultimo pezzo. Il punto cruciale è, cioè, il diritto di rifiutare una terapia, che in questo caso può essere il respiratore, che è una terapia, un dispositivo di supporto vitale. Il punto è l'intervento del medico, in questo caso, perché deve essere un medico che somministra il farmaco per evitargli la sofferenza. Quindi manca questo punto, manca l'ultimo tassello. Speriamo che una buona legge sul fine vita, che speriamo venga approvata a breve, copra anche le situazioni in cui una persona non è in grado di compiere l'ultimo passo autonomamente, togliendo quindi ovviamente il pericolo per il medico di incorrere in una sanzione penale. Le condizioni sono determinate dalla legge, cioè quali sono i casi in cui uno può chiedere l'interruzione delle cure, quali sono i casi in cui uno può accedere alla eutanasia. Oggi il rifiuto delle cure quindi il rifiuto delle terapie è già sancito con la legge 219, certo. Quindi oggi già è possibile, ma ci sono patologie purtroppo in cui il rifiuto delle cure porterebbe a delle sofferenze ancora maggiori di quelle che uno in cui uno sta versando, e che condurrebbero alla morte ancora con più sofferenze. Quindi quello che si cerca è di disciplinare i casi di una dolce morte che tolga le sofferenze, non che ne aggiunga. Questo è il punto e l'obiettivo che speriamo che venga approvata una legge che disciplini tutti i casi. Tenga conto che la norma che oggi è al vaglio delle Camere stabilisce già quali sono i casi, ma anche la procedura, quindi il comitato etico, lo psicologo fino all'ultimo secondo per valutare che il consenso sia perdurante o che non vi siano eventualmente delle terapie innovative nell'ultimo secondo che possano invece far cambiare idea al candidato suicida. Io direi che ho terminato, ringrazio tutti per la vostra partecipazione.